Mi trovo davanti al cancello del campo di concentramento di Auschwitz, dal 1942 il più grande dei centri per la soluzione finale, lo sterminio globale dei non ariani. Il piano del Terzo Reich per un nuovo ordine mondiale passava attraverso una forte riduzione della popolazione da attuarsi proprio in campi come questo. Tutto ciò non è che il risultato finale di una ideologia aberrante che affonda le sue radici in una vera e propria religione segreta. Il suo Sancta Sanctorum si trova nella cripta del castello di Wewelsburg, in Vestfalia, la sede dell'Ordine Nero delle SS. Ma cos'era realmente Wewelsburg? Cosa si faceva nella cripta della Torre Nord? Scopriamoli insieme. Siamo a Wewelsburg, nel nord della Germania, a circa 180 km dal confine con l'Olanda. Questo castello era il quartier generale delle SS. Qui aveva sede l'Accademia di Studi Non Allineati, SS Ahnenerbe o Eredità Ancestrale, che inviò i suoi studiosi in tutto il mondo, dal Tibet al Brasile, in Svezia, in Crimea, in Italia, anche in Val Camonica, in altre aree in Tirolo, alla ricerca di tracce dell'antica civiltà ariana. Un castello pieno di misteri, che fu ricostruito da Heinrich Himmler, il capo supremo delle SS, sulla base dei suggerimenti del suo mentore spirituale, un vecchio generale delle SS, Karl Maria Willigut, che aveva visioni di un passato in cui gli ariani dominavano la terra e aveva anche seri problemi psicologici, tanto da dover essere internato in un manicomio. Wewelsburg fu ricostruito basandosi sul numero 12, 12 stanze, 12 colonne, un sole nero con 12 rune istoriate nel pavimento, 12 sedie e una grande tavola rotonda per i 12 capi supremi delle SS. Qui venivano conservati gli anelli Totenkopf, o testa di morto, con rune incise disegnati da Willigut, che venivano dati agli ufficiali come segno di appartenenza a un vero e proprio ordine. E qui sarebbero tornati alla morte del proprietario. Ed è qui che parte il nostro viaggio di oggi, alla ricerca del segreto più gelosamente occultato del nazionalsocialismo, la cui ubicazione è nella cripta di Wewelsburg. Wewelsburg è essenzialmente una fortezza dalla pianta a forma di freccia orientata verso nord. Un'anomalia architettonica dovuta alla natura della base rocciosa su cui poggia. Tra il IX e il X secolo i Germani costruirono il primo castello a protezione degli Unni, ma fu solo tra il 1604 e il 1607 che Wewelsburg acquisì la forma attuale, voluta dai Fürstbischof, o principi vescovi, della famiglia Fürstenberg. Nel corso del tempo il castello fu abbandonato e depredato di pietre e suppellettili. E infine divenne nel XIX secolo in parte residenza del sacerdote locale e in parte museo etnologico. Alla morte dell'ultimo sacerdote, nel 1934, Himmler acquistò il castello e Wewelsburg divenne il centro del culto segreto dell'Ordine Nero. La forma a freccia colpì profondamente l'immaginazione del Reichsführer, che ne vide la rappresentazione reale di un simbolo. Il castello era orientato a nord, a differenza delle costruzioni dell'antichità e moderne che seguono l'orientamento est-ovest. Il vettore nord richiamò immediatamente alla mente di Himmler la terra di Thule, l'iperborea ariana, il polo nord,
l'antica patria in cui la maggioranza delle tradizioni germaniche posiziona l'Edenariano. Himmler decise che quando il Terzo Reich avrebbe definitivamente governato sulla Terra, quello sarebbe diventato l'Omphalos nazionalsocialista, il centro o ombelico del mondo del nuovo ordinariano, e concepì un piano costruttivo di enorme portata che avrebbe eliminato le case dei contadini del paese vicino per far posto a una grandiosa costruzione. Lo definì il Vaticano delle SS. Per assicurarsi la manodopera necessaria, decise di far costruire nelle vicinanze un piccolo campo di lavoro che dal 1941 si chiamò Campo di concentramento di Niederhagen, tristemente famoso per le atrocità e le violenze particolarmente efferate che subivano gli internati, diversi dei quali erano Bibelforscher o testimoni di Geova che rifiutavano Hitler. I destini bellici avversi non consentirono di costruire altro che il castello. In seguito all'avanzata degli alleati, il 31 marzo 1945, Himmler diede ordine di farlo saltare, ma nella fretta si riuscì solamente a danneggiare le strutture esterne con un incendio che causò danni solo al soffitto di legno. Ma per arrivare a comprendere il mistero di questo castello, dobbiamo partire dal design esterno. Questo è un documento originale del 1944 conservato nell'archivio del castello, che ho potuto esaminare tempo fa in un sopralluogo per un dossier storico. Ciò che emerge chiaramente è la pianta che ricorda molto da vicino la cosiddetta lancia di Longino, l'arma che trafisse il costato di Cristo e che i nazisti credevano fosse quella conservata a Vienna al Museo degli Asburgo, la cosiddetta Heilige Lanze, la lancia sacra. Non è così, poiché essa è una lancia longobarda medievale e risale più o meno all'VIII secolo. E comunque, secondo la leggenda, il sangue di Gesù colando sull'asta raggiunse gli occhi del centurione romano Gaio Cassio Longino, sanandogli la vista. Tutto questo ha effettivamente un significato se pensiamo che Gesù era considerato dal vertice nazista un ariano puro, anzi l'ultimo ariano puro sulla terra, tra l'altro ucciso da ebrei. E questo per le potenzialità taumaturgiche, per la sua superiore saggezza, per la sua superiore conoscenza. Hitler stesso lo menziona con ammirazione più volte nel Mein Kampf e lo faceva basandosi sulle teorie degli ariosofi di Vienna, dei filosofi che precorsero di qualche anno Hitler e che ne formarono parte dell'ideologia e che ricercavano anche loro una presunta sapienza perduta degli ariani. I nazisti crearono addirittura un istituto di ricerca che promuoveva la figura di un Gesù ariano che combatteva gli ebrei. Osservando il piano del 1944, vediamo una via di accesso al castello che costituisce il manico della lancia, che continua e diviene la lama con una serie di edifici, mentre tutto intorno un cerchio di altre costruzioni avrebbe protetto il suo apice, il luogo più misterioso, la punta della lancia che costituisce la torre nord, dove è ubicata la cripta. Non è strano, il nazionalsocialismo è permeato di simbolismi, la svastica, le rune, le processioni, i rituali pubblici come il battesimo della bandiera macchiata dal sangue dei primi caduti nazisti durante il Putsch di Monaco del 1923. In questo rituale pubblico Hitler muoveva l'energia ariana dalla bandiera agli stendardi dei soldati. Simbolismi e rituali che lasciano trasparire una fede oscura e nota solo ai vertici di partito. Ma qual è il significato del piano costruttivo finale di Wewelsburg? La lancia di Longino entra nel costato del Cristo, considerato l'ultimo ariano puro, e dal suo costato fuoriesce il sangue perfetto e sacro, cioè il folk, la purezza della razza, e raccolto nel Graal, simboleggiato dal contenitore esterno, cioè la costruzione in muratura. E infatti fu qui che Reichsführer Himmler diede ordine allo storico Otto Rahn di cercare il Graal in lingua d'oca, una delle tante missioni delle SS in cerca di oggetti sacri. I nazisti cercarono con tenacia ogni oggetto che fosse entrato in contatto col sangue puro di Gesù, e questo per studiarne le proprietà, per trovare il segreto del ritorno alla razza superiore.
Gli esperimenti medici svolti sui gemelli dal dottor Mengele ad Auschwitz, secondo la testimonianza del suo assistente, avevano esattamente questo scopo, questo significato. Ma il punto in cui la lancia di Longino entra in contatto con il sangue di Cristo è nella pianta segnalato dalla cripta nella Torre Nord, ed è qui che si svolgevano i rituali di cui abbiamo notizia grazie all'unico documento rimasto nell'archivio e soprattutto grazie alla tesi di dottorato del massimo esperto di queste tematiche, il professor Nicholas Goodrich Clark, storico inglese scomparso nel 2012, che ha raccolto informazioni fondamentali. Nella visione himmleriana, il castello sarebbe dovuto diventare il centro religioso mondiale del nuovo ordine. Da qui Himmler e i suoi dodici iniziati a un sapere oscuro, segreto, avrebbero governato come re sacerdoti un impero che sarebbe dovuto durare 1000 anni. Ma la Torre Nord rimanda a Thule, la mitologica patria degli ariani, che era anche il nome della società Thule, la setta di esoteristi e ariosofi a cui fu iniziato Hitler nel 1919. Fu Hitler stesso l'anno successivo a prendere la guida del braccio politico della Thule, il partito dei lavoratori tedeschi, trasformandolo, il Deutsche Arbeiterpartei, trasformandolo in partito nazionalsocialista dei lavoratori tedeschi. Come si può capire, il nazismo nasce da una società esoterica che aveva un unico scopo: realizzare un nuovo ordine mondiale, il cui centro ideologico e mistico era la cripta della Torre Nord. E i documenti della Thule rimasti ci dicono che i suoi aderenti, che diverranno per la maggioranza figure di spicco del Terzo Reich, praticavano tecniche di meditazione e respirazione che avevano lo scopo di risvegliare energie latenti e permettere quella che Carl Gustav Jung chiamava la realizzazione del sé ariano, ovvero la nascita dell'uomo solare puro, lo Sonnenmensch, un ariano che ha raggiunto la più alta purezza o supposta purezza biologica e spirituale. Ma se all'esterno il simbolismo della Heilige Lanze ci rimanda al contatto col sangue più puro e sacro, all'interno ciò che è biologico diviene spirituale. È giunto il momento di esplorare il castello per giungere finalmente a comprendere il segreto della cripta. Ma lo faremo nella seconda parte di questo video, La cripta, il segreto di Himmler, parte seconda. Grazie per averci seguito. A presto. Thank you.